Ciao amici, come state? Qui tutto bene, grazie, è vero? Ma questa settimana di cosa ci vuoi parlare? Volevo prima di tutto ringraziarvi per tutti gli auguri che mi avete fatto per il mio compleanno. Sono stati tanti e mi hanno fatto bene, perché dovete sapere, soprattutto voi giovani, che dopo una certa età non è più così bello contare gli anni passati, ma almeno io mi sono consolata con la vostra amicizia e le vostre frasi così piene di bei sentimenti. Ho ricevuto tantissimi messaggi e tra l'altro sembra che moltissime persone stiano migliorando la loro vita e stiano acquisendo nuove abitudini e una mentalità più trendy e sana grazie ai video del mio canale. Sono felicissima. E sapete qual è il punto di partenza per molti? Vi stupirete, è la colazione. Io lo sapevo che iniziare la giornata con il mio barattolone fa la differenza, perché quello che faccio io è vale anche per me, ma anche moltissime persone me lo hanno scritto e raccontato. Bravi! Chi non sa di cosa sta parlando, vada a vedersi questo video dopo questo di adesso e poi ne riparliamo, ok? Benissimo, ma senti, cambiamo discorso. Ormai il tuo compleanno è passato e un passaggio sta interrato. Questa settimana c'è il Black Friday, sono già in fibrillazione. Già, e non sei la sola, credo. Da qualche anno ormai questa tradizione dello shopping americana si è introdotta anche qui in Italia e secondo le statistiche il fenomeno è in crescita ogni anno. E Spalletto vuole sapere cosa ci offri tu in questo Black Friday. Posso proporre uno sconto anch'io, eh? E su cosa? Sui miei libri, il 20% di sconto su tutti i miei libri, che sono ben 6, perché forse non lo sapete, ma tra una cosa e l'altra, un video e l'altro, mi piace anche scrivere libri di salute naturale e di ricette sane, quelli insieme a Serena, perché lei è molto più brava di me a cucinare. E poi posso offrire uno sconto del 10% su tutti i miei ebook, così essere trendy e sani sarà ancora più facile. Trovate il link alle mie opere scritte nella i qui sopra e nelle info qui sotto. Veniamo a una notizia interessante che a me è piaciuta. Stare insieme agli altri è bello, ma per stare ancora meglio, la scienza consiglia di stare da soli almeno 15 minuti al giorno. Chi ci avrebbe mai pensato? Questo per chi è sempre impegnato e attivo e circondato da persone e non ha mai un attimo di quiete. Invece la quiete è necessaria per ridurre il carico di stress, il carico emotivo e provare meno emozioni negative come irritabilità, insofferenza e agitazione. Ah, ecco perché ogni tanto Squaletto se ne va a fare un tuffetto tutto da solo. Un momento di decompressione serve a tutti. Io vi consiglio di prendervi un quarto d'ora al giorno e guardarvi un paio di miei video in totale calma e relax. Ve lo dico perché molti mi scrivono che i miei video sono come una terapia riequilibrante. Io vi ringrazio e vi dico, provate anche voi e fatemi sapere come va. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ah, guarda, mi serviva solo una buona scusa per starmene lì a guardare un po' di video in pace. Come sempre, per vedere i miei prossimi video e anche quelli già pubblicati sulla salute naturale e l'alimentazione sana, basta iscriversi al canale, è facile, con un click così. E attivate la campanella delle notifiche per essere avvisati appena esce un nuovo video e non perderlo. Bene, per oggi è tutto, noi ci vediamo presto! Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!